Questa la Domenica Letale, quarta Domenica di Quaresima, e non c'è pensiero più bello di questo: pensare che la nostra religione, la religione fondata da Gesù, è gioia. E il Vangelo di questa Domenica ce ne parla. Ci parla di un ragazzo che in preda ai suoi volori giovanili vuole lasciare casa, padre, per conquistare il mondo, per conquistare la sua felicità. Poi si rende conto che non sono i piaceri, non sono i soldi, non sono i falsi amori, non è il successo a conquistare il suo cuore, ma è invece un padre. Il padre che ha dentro è lui, la sua gioia. E il padre che lo aspetta lì a casa, perché non vede l'ora di riabbracciare il suo figlio. E allora questa parabola è la parabola di ogni uomo e di ogni donna della terra, perché l'uomo sente nel cuore un grande desiderio di felicità, un grande desiderio di gioia profonda, e pensa tante volte che questa gioia la possa trovare fuori casa, nel mondo, lontano dagli affetti, dai valori, dai principi, dal tepore, ma anche dei doveri della propria casa. Pensa che altri possano avere veramente parole nuove, parole di vita, invece procurano tante volte una parola di morte, perché distolgono da quello che uno profondamente vuole, cioè il proprio bene. E allora questo giovane si rende conto che il padre lo aspetta, e c'è sempre una casa che lo aspetta. E anche se qualche volta in questa casa ci possono stare dei fratelli che magari, ora per invidia, ora per gelosia, ora per qualche difetto personale, possano veramente distogliere dalla comunione con il padre, non importa, perché il padre è capace di amare tutti secondo le proprie disposizioni, secondo il proprio carattere, le proprie fragilità. Lui ha parole appropriate per ciascuno, lui ha doni specifici per le proprie mancanze, lui è capace di risollevare, di portare in alto, ma soprattutto di far sentire quello che ci fa esistere, il calore di una presenza. Questo padre è l'immagine di Dio, questo padre è l'immagine della Chiesa. Questo padre è l'immagine di quella persona, di quelle persone che ti hanno dato la vita, ti hanno educato, sono stati dei padri per te. Soprattutto è immagine questo padre di quella persona, di quell'uomo, di quella donna che ti ha fatto incontrare veramente Cristo. E allora questo ricordo, questo pensare che la fede è un dono ricevuto, pensare che quello che noi siamo diventa anche occasione di crescita per noi, ma anche per gli altri, e pensare soprattutto che nella nostra vita abbiamo sempre bisogno, così come diceva Don Tonino, di un'area di riserva, quindi di un padre, di un fratello, di una mano amica che ci risollevi,
che se da una parte magari ci fa notare i nostri errori, dall'altra parte ci vuole bene. Ecco, allora tutto questo ci fa sentire persone, ci fa sentire dotate di una grande dignità, ci fa sentire umani. Ritorniamo a coloro che veramente sono per noi dei punti di riferimento, perché in loro scopriremo quella parte di noi stessi che per noi è oscura, ma che è ancora da scoprire, perché il meglio della nostra vita deve ancora avvenire.